Ciao a tutti, sono Amon di Bit in Bit. Oggi andiamo a vedere come possiamo proteggere i nostri acquisti dalla nostra Fire TV. Rimanete con noi. Qualche mese fa i miei figli, utilizzando Prime Video sulla Fire TV, avevano accidentalmente attivato dei canali e avevo rilasciato un video infatti in cui mostravo come potersi disiscrivere. Se siete interessati lo trovate in descrizione oppure qua sopra. Era da un po' di tempo che però volevo rilasciare questo video in cui poter far vedere come proteggere questi acquisti, per cui come poter bloccare l'opzione di acquisto. Nel mentre, recentemente, poche settimane fa, è uscito la nuova interfaccia della Fire TV, per cui anche queste cose sono leggermente cambiate. Andiamo a vedere subito come possiamo proteggere i nostri acquisti. Tutte queste impostazioni le facciamo direttamente dalla nostra Fire TV. Nel menu sulla destra vedete che abbiamo un ingranaggio, quindi dobbiamo prima spostarci tutto a destra e poi a quel punto dobbiamo scendere e andare a selezionare la voce preferenze. Una volta entrati nelle preferenze, l'unico modo per andare a attivare una protezione per gli acquisti è passando dal parental control, per cui dobbiamo selezionare la voce parental control, dopodiché dobbiamo attivarlo. Per cui adesso, come vedete, io ce l'ho su off, devo andare ad attivarlo premendo sul tasto del telecomando. Una volta attivato ci chiederà di inserire un PIN. Io per esempio ho un'altra Fire TV, per cui ho già un PIN impostato su quella e devo andare a impostare lo stesso PIN. Probabilmente, se non avete mai attivato il parental control, vi chiederà di attivare un nuovo PIN. Per cui andate a inserire il PIN di 5 cifre che desiderate e gli date l'invio. A questo punto, come vedete, tutte le voci del parental control mi si sono attivate, ma ovviamente non è quello che io voglio, perché l'unica voce che mi interessa davvero, come abbiamo detto, è quella di proteggere i nostri acquisti, per cui la seconda voce che dice acquisti protetti da PIN. Le altre voci che abbiamo sono l'avvio di app, per cui mettere un blocco, una richiesta del PIN che abbiamo inserito, all'avvio di ogni app, oppure la protezione dell'app Prime Photo attraverso sempre il nostro PIN. Selezionando la voce limitazioni di visione, invece, possiamo andare a selezionare invece una categoria di film che vogliamo che richiedano il PIN che abbiamo inserito. Una volta che abbiamo impostato tutte quante le preferenze sul parental control, andiamo effettivamente a vedere se ci va a richiedere il PIN che abbiamo inserito. Per cui andiamo a aprire l'applicazione di Prime Video e andiamo a selezionare la voce. Vedete che nel nuovo menu c'è proprio la voce canali, prima non c'era. Selezionando la voce canali vedete che ogni riga che ci viene data di film è una riga di un canale diverso. La prima per esempio è Infinity Selection, poi abbiamo Midnight Factory, Starz Play, ancora Infinity Selection, Full Moon, vabbè, abbiamo tanti canali. A questo punto, se voglio vedere il film, seleziono Guarda con Mubi, per cui mi iscrivo per usarlo gratis 30 giorni. Come vedete, una volta che clicco per iscrivermi, va a chiedermi il PIN, per cui funziona correttamente, per cui adesso non ci si può più sbagliare effettivamente. Nel caso che doveste sbagliarvi, nel caso che non avete il PIN e vi siete iscritti per errore, vi ricordo che abbiamo fatto un video che spiega come fare a disiscrivervi, perché non può essere fatto direttamente dalla Fire TV, ma dovete passare dal browser. E in genere avete sempre 30 giorni di prova gratuita, per cui anche se vi siete iscritti per errore non vi vengono scalati subito i soldi. Nella maggior parte dei canali che ho visto almeno è così. Spero che questo video vi sia stato utile e se avete qualche altra domanda non dovete far altro che scriverci, cercheremo di rispondervi il prima possibile, magari facendo anche un video dedicato appunto alle vostre domande. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!